Buongiorno. Ciao. Stiamo facendo una camminata per West End. Per fortuna è venuto fuori il sole. Questa mattina la prima cosa che ho fatto quando mi sono alzato è stata guardare fuori dalla finestra per vedere com'era messo il tempo. E poi è venuto un gran nuvolone, adesso c'è un po' di sole, il tempo è un po' variabile purtroppo. Purtroppo questi sono giorni così. E non so se si vede dal riflesso dei miei occhiali, ecco, stavolta ho adottato una soluzione un pochino più strong, ho messo del cotone idrofilo sui microfoni, sul microfono del telefono. Vediamo se questo, che è un ambiente abbastanza, una situazione abbastanza ventosa, vediamo se è più utile. Di fatto mi sono dimenticato la lana a casa oggi, quindi ho dovuto riparare andando da Woody, che è un negozietto qua, a comprare del cotone idrofilo. Magari funziona meglio, perché la lana filtrante per acquari ha una maglia molto più blanda. E allora, voglio dire che sto cercando di rispondere a tutti i commenti che fate e vi ringrazio tantissimo per questo, però devo dire una cosa: alcuni, non so perché, spariscono. Vado a vedere anche nell'eventuale spam, a volte ne trovo qualcuno e lo tolgo, però molti proprio spariscono, e a volte non riesco, c'è un po' di traffico, e a volte non riesco a rispondere, non so perché, non mi fa rispondere. A volte non riesco a rispondere, a volte mi spariscono anche le mie risposte, incredibili. Intanto vi faccio vedere uno scorcio di West End. Questa è West End, è uno dei due punti più turistici dell'isola, quello più turistico in assoluto, il più battuto da crociere e turisti in generale, è West Bay, che è una spiaggia appunto piena di resort, e questo invece è il secondo punto più turistico. Diciamo, non ci sono resort, ci sono più che altro piccoli hotel, un po' di spiaggia e tanti negozi. È un punto un po' meno VIP, diciamo, è un punto un po' più alla buona, una zona turistica un po' più alla buona, ed è il punto dove la sera anche i locali si trovano, le persone del posto, le persone folklore, sì. Le persone del posto si trovano per bere, mangiare e fare un po' di casino, soprattutto il venerdì e il sabato. Io lo faccio così, stando. Tornando al discorso di prima dei commenti, per esempio Massimo mi ha scritto che fa la spola tra Rimini e l'Arizona. Io ho tentato di chiedere cosa fai in Arizona, ci vai per lavoro, ma poi non so perché il commento è sparito e non riesco più a richiederglielo, tra l'altro. Quindi Massimo, sarei curioso di sapere cosa fai in Arizona, probabilmente ci vai per lavoro, immagino. Se è così, beato te, perché io per anni, quando ero in Italia, ho cercato un lavoro che mi potesse fare espatriare ogni tanto, ma no, non mi è mai capitato un'opportunità del genere. Se così fosse, buon per te. Ci siamo iscritti anche noi a vari canali, quello di Iron Girl, quello di Joe on the Road, di Joele, quello di Walter, e poi, già che c'eravamo, ci siamo iscritti anche a quello di Cesare Ervillano, e pure di Nato Stanco, Nato Straniero. In questo modo cerco di essere un po' più aggiornato su tutto quello che succede tra il gruppo di pazzi scatenati che ha deciso di vivere all'estero, in America, e zone limitrofe. Tra l'altro, fantastico Walter, dai un'energia, una carica esagerata, veramente. Grazie mille, sei molto di ispirazione, e anche le tue bambine, che sono super simpatiche. La strada di West End, c'è tutta la sfilza di localini e ristorantini, ora sono chiusi perché è ancora un po' prestino, e da una parte tutti i localini e i ristorantini, dall'altra abbiamo il mare,
il mare con qualche ristorante su queste palapas e poi i vari moli che servono tutti i centri di diving che a Roatán sono proprio innumerevoli e fiorenti. Ah sì, a proposito, questo qua, come quello là, se non altro là in fondo, è il parcheggio dei water taxi, cioè i taxi d'acqua. Ci avevamo fatto una puntata sul vecchio canale di A Piedi Scalzi, poi vi racconterò un po' la storia anche di quel canale, e sono i taxi marittimi praticamente che portano da West End a West Bay, che rimane là dietro, che è appunto l'altra zona super turistica dell'isola. Caffè. Ecco, rimanendo in tema di localini, questo è il Tiki, che è un bar dove fanno un caffè accettabile, abbastanza buono diciamo, e più che altro è il punto di ritrovo di alcuni italiani che vengono qua a rilassarsi un pochino. Infatti là ci sono Michelino e Guidino che stanno cazzeggiando alla grande. Allora, questo è un video un pochino improvvisato perché comunque la differenza dell'orario che c'è tra qui e l'Italia è sempre un grosso casino per riuscire a pubblicare in tempo dei video. Infatti alcuni mi hanno chiesto: ma quando il prossimo video? Io cerco di farli ore di sonno permettendo e ore di sonno della Stefi soprattutto permettendo. Perché io poi devo... Cosa vuoi dire? Voglio dire che sei rimasta a letto fino alle 10 e ero in piedi alle 7 a guardare fuori dalla finestra sperando che ci fosse un tempo decente. Piz parte. Intanto arrivano i caffè. A chi? Grazie. Non so, grazie. Grazie. Ok, grazie. Intanto facciamo vedere, la Stefi si è presa l'espresso come sempre. Espresso, cioè la tazzina è quella dell'espresso. La tazzina è quella dell'espresso, sì. Il contenuto è vagamente simile all'espresso. Vagamente simile, c'è un retrogusto di caffè espresso. E io invece ho il classico americano, che però purtroppo qua lo servono nella tazza e non c'è quella sensazione di gringolandia di bere un caffè americano dal bicchierone, no? Quella sembra più una sbrodaglia comunque. Sembra una sbrodaglia perché io tra l'altro ci faccio mettere un po' di ghiaccio perché vorrei berlo oggi, nel giro di 2-3 orette, quindi insomma un paio di cubetti di ghiaccio non fanno mai male. E poi a me, visto che a me il caffè americano piace proprio come a Claudio, amaro, mi accingo a mettere qualche chilo di zucchero, che poi esagero sempre e a volte va a finire che non riesco manco a berlo. Vediamo cosa dice. Basterà, non so, adesso lo metto. Cosa, c'è sempre una frase che ripropone tutte le volte che beve il caffè. Se no non lo sento. Noterete che Mirko è una persona abbastanza precisa e accurata. Devo mescolare, se no... Troppo. Quella è la faccia di chi ne ha già messo troppo al primo tentativo. Ho un po' esagerato. E quindi sì, dicevo che fare video è un po' un casino con il cambio dell'ora. Tra l'altro in questo periodo ci sono 8 ore di differenza, non essendoci il cambio dell'ora legale in Honduras. In questo periodo da marzo ad ottobre. Da marzo a ottobre ci sono 8 ore di differenza, per tutto il resto dell'anno 7, un pochino meglio. Quindi adesso sono le 11 tipo del mattino e lì sono le 7 di sera, e di solito cerco di fare in modo di mettere un video entro mezzogiorno, che è più o meno il tempo che mi serve per alzarmi, fare alcune cose, fare il video, montarlo un pochino e metterlo su, soprattutto perché per metterlo su a volte mi ci vogliono anche 2-3 ore di upload con le connessioni velocissime che ci sono qui ai Caraibi, e quindi insomma non è mai facile. Dopo però voglio fare un video dove rispondo a un pochino di domande che mi avete fatto. In più mi è venuta una grande idea, mi piacerebbe fare una live
mi piacerebbe fare una live utile a tutti, perché vorrei fare una live dove disegno del materiale, dei flyer piuttosto che dei cartelli da mettere in negozio per la Fish Therapy, per la nostra attività, e in presa diretta, quindi io magari vi insegno un pochino ad usare Adobe Illustrator, anche se non sono di certo un professionista, non sono di certo un manico, un maestro, però magari insomma fa sempre bene stare in argomento, parlarne, e voi mi date dei consigli su come fare quella grafica piuttosto che il sito internet, perché poi noi ci occupiamo di tutto quanto qua, tutto quello che vedete a livello di merchandising e di sito web e di qualsiasi altra cosa è fatto da noi proprio, non ci avvaliamo di nessuno studio grafico e facciamo tutto noi personalmente, quindi l'idea dobbiamo risparmiare, sì, anche l'idea quindi era quella di fare una presa diretta dello schermo del mio computer e lavorare appunto ai loghi, alla grafica di tutto il nostro negozio assieme a voi, che ci darete una mano, ci darete consigli e sono sicuro che sarebbe una gran figata. L'unico problema è che, essendo ancora all'inizio, essendo ancora molto molto giovane questo canale, il mio timore è che poi nella live non ci sia nessuno, quindi magari adesso aspetto un attimo a fare questa cosa, aspetto anche un po' i vostri pareri e aspetto di vedere se effettivamente potete apprezzare questo tipo di lavoro, ecco. Oggi, come dicevo ieri, dovevamo essere a pranzo dalla Chera, ma alla fine non se ne è fatto niente. Infatti vi avevo detto che se riuscivamo facevamo quel tipo di puntate, invece alla fine non siamo andati a pranzo dalla Chera, mancava la materia prima, diciamo, e non siamo riusciti a fare quella puntata. Comunque sarà per un'altra volta, anche perché noi non vediamo l'ora di documentare quel momento e sperimentare tutti i piatti tipici di Roatán.